Secondo me i Marco Cupidino sono facilmente animabili e potrebbero far divertire molto. McFry, grazie mille dell'abbonamento. Ho parlato di questo con l'animatore di Sio. Quindi, yes. E un'altra idea che avevo era un react su Saltbae, quel figlio di puttana che detesto con tutto me stesso, e non c'è una volta dove non mi spunti su internet che non voglia ammazzarmi. Quindi questo, dai, basta con queste cose, non le fare mai. Sì, infatti, non parliamone. Ragazzi, mi piace sentirvi bene. Perché a me sì, soprattutto quando vedo gli altri che stanno male. Ci guardiamo prima appuntamento. Primo appuntamento, guardiamolo assieme. Gli altri sono merda e noi no. Gli altri sono merda e noi no. Gli altri sono merda e noi no. Questa è la sigla di primo appuntamento. Potete farmelo orchestrale, per favore? Che io non ho i mezzi. Ho 24 anni. Tanti bacini, e mi sono fatto questi capelli perché non sapevo farne altri, veramente. Ho fatto questi capelli perché non sapevo farne altri, veramente. Fregafett! E nella vita faccio il pasticcere. Come mai tutti quelli che fanno da mangiare sembrano più felici degli altri? Sembra un ragazzo feliciotto. Poi essendo pasticcere, lo zucchero ne metto e voglio se ne metto, però in amore lo zucchero io. Scus. Pur essendo pasticcere, lo zucchero ne metto e voglio se ne metto, però in amore lo zucchero. Essendo pasticcere, lo zucchero lo metto, a voglia se ne metto, ma in amore no. Elia. Rora Golis ha donato 2 euro. Ciao Marcolino, stasera sto in presa a male e vedere la notifica della tua live mi ha tirata su di morale. Non stare mai male, che mi fa incazzare. Sono dolce sì quando serve. E allora lo metti lo zucchero in amore, Elia! Stronzo, ma è tanto male. Minchia, mi stai sul cazzo, Elia. Ma ti ho fatto dei complimenti, non li faccio a nessuno in questo merda di programma. E sei già un controsenso e sono passati solo 30 secondi. Oh, e 10 erano di sigla, sta Ma attento! quello ci sta sempre nella vita, essere stronzo. Ma nell'amore non. Vabbè. Buonasera. Buonasera. Sono Elia, piacere. Molto piacere. Come va? Bene, lei come sta? Bene. Posso prendere la Sì. giacca? Guardi, l'aiuto. Ok. La Wow. pistola? La pistola? Che bella scatolina, anche il Grazie. colore mi piace. Cioè, Elia, hai raccontato che non metti lo zucchero in amore e hai portato dei dolcetti. Capito che mi stai sul cazzo? Quindi che vuol dire? Adesso quando arriva lo stronzo, quando succede qualcosa che non piace a te, Elia! Li ho portati visto che faccio pasticcere. Ah, ma non voglio sapere troppo. Ok. Bravissima, bravissima. Non voglio sapere Io niente. che nel conquistare una ragazza il pasticcere fa la sua Per parte. la prima volta E Zarbon. quale ragazza non resiste un dolce, una brioche, un pasticcino, una torta? Io preferisco il salato. Dice che glielo porti durante la cena? No, io lo porto adesso. In amore sono un po' sfortunato. Intanto la accompagno Fottiti, Elia, veramente. al bar per un aperitivo. Va bene, perfetto, Prego, grazie mi segua mille. pure. Sono stato felice, perché sono stato felice. Grazie mille. Dopo arrivano piano piano le batoste. Buonasera. Ciao, buonasera. Preferisce qualcosa da bere? Uno spruzzettino? Certo. Grazie. Ricominci di Che nuovo e succede? dopo, quando ti fidanzi, arrivano tutte. Cosa fa lei nella vita? Io faccio il pasticcere, infatti ho portato Ah. una. Ti spiego questa regola, Elia, che magari sei piccolino e non la capisci. E il fatto che arrivano tutte quando ti fidanzi è che i maschi, soprattutto come te, immagino, sono un po' tutti degli stronzi di merda. A detta tua, eh? Perciò non riescono a fare un'amicizia con una femmina senza pensare a quella loro
piccola e bagnatissima, ma anche di sangue, di vomito, di cerume, tutto che esce da questa fissa inondata che ti fa sentire l'uomo che non sarai mai. Perciò si spaventano, gli uomini sono stupidi e fanno spaventare perché sono stupidi, un sacco stupidi, perciò uno dei modi per togliere questa paura è quando si fidanzano. Secondo me sono stupide anche loro a togliere la paura in questo modo qua, perché molti maschietti tradiscono, da che mondo è mondo, ma è così che funziona. Tortoletta di biscotti. Un bellissimo pensiero. Speriamo che gli piacciono anche. Se no, la sarebbe un po' grave. Perché faccio il pasticcere nella vita? Hobby a parte il suo lavoro. Cioè, vabbè, esco con gli amici, vado a far festa. A me piace la musica reggaeton, pop latino, tutto quel genere là. Ma anche le donne latinoamericane? Oddio, sì. Ma non ne hai mai vista una, Elia? Non ne hai mai vista una, Elia? Io vivo per il mondo latino. Il mio sogno sarebbe quello di stare con una sudamericana. Mi piacerebbe proprio. Forse l'atteggiamento un po' esuberante. Sono molto più calienti. Sta arrivando una nera. Le auguro un buon primo appuntamento e di trovare quello che cerca. Grazie mille. Sta arrivando una... Mi farebbe piacere, ma finché non vede sono come San Tommaso. Finché non vede non crede. Minchia, lì a... mi disgusti. Sono Sofia. E rido, quando cammino rido. Per far paura a tutti quanti. Rido quando cammino. Vent'anni e sono originaria dalla Colombia. Ma abito a Treviso. Ai ragazzi credo piaccia molto il fatto che sia sudamericana. Fanno battutine oppure hanno questo modo di approcciare con me un po'. Lo sapete che chi compra, non è suo, sicuramente gliel'hanno dato, ma chi compra questi tipo, ci sono i cuscini e i cuoricini così, con le pagliette, che magari hanno da una parte un'immagine e dall'altra un'altra, è un verme. L'ho letto su Wikipedia. Oh. Battutine, oppure questo modo di approcciare con me è un po' molto esplicito, cosa che mi mette a disagio. Buonasera. Buonasera. Lei è? Bevi, Sofia. Bevi. Sofia. Come si sente, emozionata? Sì, sì. Sono single perché... Elia sta sprofondando nella verità. Non sono riuscita a trovare qualcuno che voglia stare con me a lungo. Non stento un secondo a crederci, Sofia. Sarà che sono un figlio di puttana. Elegante. Grazie. Arrivo subito da lei. Però non sembra male. Sono una ragazza... molto mediterranea come aspetto. Okay. In Sicilia molte ragazze sono così. Ed è terribile perché a molti piacciono questi lineamenti un po' curvi, molto appunto mediterranei, però nascondono spesso una lama, queste persone qua. E io non voglio mai essere tagliato perché fa male. È talmente molto estroversa. Posso dirle che c'è già qualcuno per lei? In Sicilia sono delle belle buttanazze, vero Marco? Da quello che si dice. E la sta aspettando. Prego. Questo a volte può rappresentare un... Minchia Lia, ma togli la corazza, oh mio Dio. Problema, perché dicono che do troppa confidenza alle persone. E che schifo, no? Quando tipo ti apri e diverti già all'inizio. Bisogna procedere in slow motion, giusto? Ciao. Ciao. Piacere, Elia. Come stai? Bene, te? Bene, bene. Per quanto a me piaccia corteggiare, mi piacerebbe anche che fosse il ragazzo stesso a corteggiarmi. E la dice lunghissima questa cosa qua. C'è una ragazza molto bella. E avere a 20 anni il desiderio di essere corteggiata vuol dire che siamo tutti dei cacati addosso. E l'ho sempre pensato e visto. Ma se non con quei flirting di merda, tipo che carina, che cazzo ne so. Non lo so. Io penso che proprio come il metal ho abbandonato il flirt, ma solamente perché chi lo usava mi dava una merda di immagine. Povera Sofia, in poche parole. Sei troppo elegante. Grazie. E io parlo così. Grazie. Oh no, è una denti gialli laterali. Ma perché ci sono le persone con i denti gialli solo laterali? Che sembrano più sporchi di quelli che... Io ce l'ho tutti gialli, no? Ma lei ce l'ha gialli laterali.
Dai, ma cerca di impegnarti un po'. O non impegnarti totalmente. Ma così è parziale, fa schifo. Comunque ti ho guardato questi. Ti ho guardato i biscotti. Cos'è? Aprili. Sono i biscotti? Ti ho fatto il poster. La smetti di parlare come se avessi un cazzo in gola, Lia? Pasticcere. Dai, raccontami qualcosa. Ma sei un... ma come parli? Ti prego, aiutami. Sono curioso. Non lo so. Mamma mia, che scemo. Sono nata a Panama. Ok. Entrami. Ok, ho presente la città, ok. Collocazione Parma, ok. I miei sono colombiani. Ok, però... ok, quindi ok. Tu Parma, ma i tuoi colombiani, ok. Colombia è diversa da Parma, se non sbaglio. Tutta la mia infanzia. Ok. Okay. Okay. Ok, ok, tutta la mia infanzia. Come mai? Ah, mi dai fastidio! Ma che modo è di reagire? Ecco, mamma. No, mi infastidisce! Ha detto Panama? Succede spesso che me la ultra prendo e poi il coglione non aveva capito, sono io qua in live. Facciamo che non ne parliamo con nessuno. Quanti siamo? Buttala la madonna. Per lavoro dei miei, così... Sono stata una bambina... Marco, sei una gecca, dai, no, vi prego, dai, per favore. È stata una bambina, un momento, momento sensibile. Che sognava il principe azzurro. Io ho sempre sognato il principe assurdo. Non è mai arrivato, Dio bastardo. E chi non lo vorrebbe il principe assurdo? È sempre azzurro, per una volta lo vorrei assurdo. Con gli occhi blu, con i capelli biondi. Vabbè, Sofia, ora capisco il desiderio di essere flirtata e non flirtare. Ma cerca un attimo di vivere nel mondo vero e disconnetti da quel sogno Disney che non esiste, se non appunto nei film Disney. Io tipo, sin da piccola, quando mi spostavo, cioè non dicevo nulla a nessuno, perdevo tutti i rapporti. No, che brutto, un po' così. Sì, infatti... Elia, ho una voglia di massacrarti. Cioè, non ne abbiamo visti di cotte e di crude, più crude qua, più appuntamento. Ma cos'è che mi... la distrugge della tua immagine? Vorrei unire i puntini che ti trovi in faccia col lago. Vorrei fare dei tuoi capelli un'asta. Non lo so, non lo so. Infatti... Cerny, ciao, ciao. Grazie. Adesso non... Se l'ha abbonato pure... Frega fette Pulco Guido, ciao. So, tipo non mi leggo tanto alle persone perché è come se fossi già abituata. Cioè, se una persona se ne va, non è che... Ok, ho recepito questi dati nel mio mainframe. Però così tanto. Con la mia... Rispondi! Mia famiglia ho un rapporto molto aperto. Mi dicono sempre di essere soltanto me stessa e che se è quello giusto riuscirà a cogliere l'attimo. Ma gli occhi verdi? Non lo so. Elia, ti voglio morto, merda. Hai gli occhi verdi? Non lo so! Forse ma... è solo miope. Ma poi la smetti di ingobbirti credendoti carino? Hai occhi verdi? Non lo so. No, sei un gobbo di Italia e manco di Notre Dame. Cesso! Non sto facendo una scena, mi sta sul cazzo. Puoi dire l'attimo. Ma hai gli occhi verdi? Non lo so. Bastardo. Sono chiari. Sono verdi io? Non lo so. Sono chiari. Sono verdi io? Sono verde io? Ma è totalmente una testa di cazzo. Verdiglio. Cos'è verdiglio? Cos'è verdiglio? Cos'è verdiglio? Alexa, cos'è verdiglio? Ecco una risposta che ho tradotto da The Web. Secondo Wikipedia,
Il verdicchio è un vitigno da vino bianco italiano coltivato principalmente nelle Marche dell'Italia centrale. No. Il nome verdicchio no. deriva dal verde no. e si riferisce no. alla leggera no. tonalità verde, gialla, che possono avere i vini no. prodotti con uva. Il verdicchio è l'uva principale dietro... Alexa, basta. L'acqua non è verdiglio! Scontrosissimo. Sono una ragazza che guarda molto... Chi cavi gli occhi? Sofia, cava gli occhiali di Elia, ti prego. Che schifo di faccia, che schifo di merda di faccia. No. Molto negli occhi. Manco ride. Manco ride, Sofia. Si sta cagando addosso dalla noia, dai. Altra persona. Questo magari a volte può far sentire a disagio un ragazzo. Ma bisogna un po' misterioso. Ma poverina, ma si sta vergognando. Ma ci pensate, siete tipo alla cena col vostro ragazzo? No ragazzo, la vostra date, il primo appuntamento. Voglio fare un po' il misterioso. No, è il più fastidioso. Stuvi, i più fastidiosi di primo appuntamento. Titolo trovato. Al primo appuntamento sono un ragazzo che... Completamente idiota al primo appuntamento. Vediamo al secondo. Tiene abbastanza i nervi saldi. Quindi magari non lo faccio notare, però dentro di me sono nervoso. Si nota un sacco, Elia. Si nota un sacco, lo noterebbero tutti. Sì, ecco, buon appetito. Grazie, anche te. Se la ragazza dovesse piacermi, cercherò di farla sentire un po' a suo agio. Quindi prenderei un bicchiere e fare tipo che mi nascondo dietro, annunciando che sto facendo il misterioso. Così la metto proprio a casa sua, ma proprio gli faccio un messaggino ai piedi in questa maniera. Se lei è tranquilla, sono tranquillo pure io, e quindi la conversazione potrebbe andare a buon fine. Sai un po' di spagnolo? Un pochito. Spero gli muoia un animale. Spero veramente che vada ad adottare un cane, ma non di quelli là senza una gamba, ma lo sta bene questo cane, perché è stato abbandonato da cucciolini in autostrada ed è bellissimo, è tipo un piccolo labrador e sono bellissimi già da piccoli e magari lo chiama Michelino, che era magari il suo fratello che era morto nella pancia di mamma, che non è mai nato, per ricordarsi un po'. E domani gli muore, tipo ha inghiottito un chiodo che aveva lasciato perché stava costruendo i mobili IKEA, c'è un chiodo, lo inghiotta e muore, ritrova questo piccolo labrador così. Possiamo dire che i maschi bianchi cis non meritano la figa, porcaccio di Dio. Empire State Bindi. I maschi cis non meritano la figa, porcaccio di Dio. Non lo so, secondo me figa... Oh. Ciao Alberto. Marco Bello. Grazie, ciao, grazie dell'abbonamento. Empire State Bindi, a mio parere figa inteso come... sesso, e quindi fare l'amore, quindi ricevere affetto fisico, mentale che sia, lo meritano un po' tutti, perciò la prossima volta che dici maschi cis non meritano qualcosa potrei ultra arrabbiarmi. Ops, tu parli un pochino spagnolo? Estroverso. Ok, poi Maria Teresa, in attesa del nuovo amore, arriverà a cavallo con Daniele? Mi chiamo
Maria Teresa. Ma ha glitchato dietro? Ah, una macchina. Mi chiamo Maria Teresa, vengo da Roma, ho 67 anni. E ho anche 67 uccellini impagliati dentro il mio cassetto. Non voglio che le vedano le persone che entrano in casa perché magari si trovano un po' male. Però è il mio hobby, prendo gli uccelli e li impaglio. Nella ha delle conchigliazze enormi come orecchini, mi piace un sacco. Sono in attesa di pensione. Vivo da sola, per l'anagrafe italiana, però io vivo con Vasco. Vasco è un mini cane, estremamente socievole. Sono uno dei figli di puttana che di solito recupera le cose su YT. TBB. Oh mio Dio, un convertito, grazie! Lunatic, grazie! Non sei più un figlio di puttana, adesso sei uno dei migliori! Benvenuto, stiamo guardando Primo Appuntamento e c'è Vasco, il piccolo cane di Maria Teresa. Boh, perfetto. Sì, io faccio tutto con lui, cioè non esco se non c'è tranne qui. Quindi la frase si auto implode, capisci che hai detto una frase che diventa non vera subito dopo, è strano. Buonasera. Buonasera, ben arrivata. Grazie. Posso prendere la giacca? Magari, grazie. È una figa, secondo me, è una grande. Sono single da 6-7 anni. Finalmente riesco a seguirti in live. John Mohahoahoa, ciao, grazie dell'abbonamento e benvenuto. È molto, perché più vai avanti con l'età e più diventa difficile. Visto che lei è la prima del tavolo, intanto la accompagno per un aperitivo. Prego. Perfetto, grazie. Non è un must avere una persona vicino, che allora vedi tante coppie nei ristoranti in silenzio, che guarda la parte di un'altra. Vero, vero. Cellulare, quello non mi interessa. Vero, vero, vero. È arrivata leggermente in anticipo. Come... Ma come orecchini ha due fette di formaggio svizzero nere? Bellissimi. Allora speriamo che anche chi sta arrivando lo sia. Speriamo. Ma bellissimi anche perché tramite il vuoto riescono a creare il bianco, comunque il chiaro, della camicia. Ed è proprio come questa giacchetta. Maria Teresa, sembri veramente stilo di classe. A più tardi. Grazie, Dio. Però trovare una persona simile a me, per carità. Assolutamente sì. Assolutamente non stare qui. Che bella che è, cazzo. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Riesce qualcosa da bere? Una bollicina volentieri. Questo per me è il mio primo appuntamento al buio. E sarà io l'ultimo. Non faccio pronostici su come... No. Cosa fa nella vita? Nulla. Che bello. No, ho già dato la mia vita. E cosa faceva? Dalla vendita delle tecnologie fino a un negozio di articoli da regalo. Oh. Sono una persona estremamente eclettica, mi piace sperimentare cose diverse. E invece nell'amore, qual è, com'è il suo rapporto con l'amore? Io sono eclettico. Sempre... Che vuol dire eclettico, ragazzi? Beh, io sono una generazione che si è divertita. Minore 3. Hai trombato un sacco, Maria. Simo, minore 4 per te, che viene dopo del 3. Mi dispiace per voi, ma... L'uomo che può farmi innamorare dovrebbe essere sportivo e una persona colta in una cultura media, giusta. Questo mi ha detto... Sembra altissima quello che vuoi. Tu che parla di lui. È un cavallo erizzo. Sono andata a cavallo. Ma parliamo di... Camminare, questo certo, ci piace. Trombate adesso davanti a Mauro. Cioè queste cose sarebbe un super. Allora mi auguro che possa avere un colpo di fulmine anche stasera. Ma poi mai c'è stato che mentre parlavano si vedevano piccoli spezzoni senza dire chi è? Oh merda! Noi siamo pronti. Buonasera. Grazie. È il colonnello Sanders! Carinissimo, è un pezzo di metallo che se strofini prendi il vaiolo. A burning ring of fire. I went down. Daniele,
Ma sei tutto ciò a cui dovrei mirare. Merda, ma che bello! Prima ero un imprenditore. Ho avuto qualche cavallo, qualche puro sangue da corsa. Burns, burns, burns. Che il carattere del cavallo un po' mi assomigli un po'. Che cosa assomiglia? Buonasera. Posso prendere la giacca? Io ho avuto due... Ma è un timidottero? Non dice un cazzo. Posso prenderti la giacca? Però il periodo più bello è stato intermezzo tra i due matrimoni. Mi aspetti pure qui, arrivo subito. Quindi quando non c'era nessuno, in poche parole... O forse c'erano in tante, io lo so. Ma sei un'amalgama di tutto ciò che dovrei amare in un uomo. Daniele. 20 anni da single. Francesco. Incredibile come tutti gli anziani simpatici abbiano la sua faccia e i suoi baffi. Sì, e abbiano assaggiato 60 fighe. Sono benissimo. Allora, c'è già qualcuno che la sta aspettando? Quindi no, servisce? C'è qualcuno? Certo. Adesso innamorarmi mi piacerebbe. Se gradisce l'accompagno. Beh, voglio che vada tutto bene. Neanche quando gli è venuto il tumore benigno a mia madre, però c'era un po' di rischio nel toglierlo. Ho sperato così tanto nel bene. Ora vorrei che andasse tutto bene. Prego. Questa persona, fra di trovare, non so, fisicamente non ha un aspetto ben delineato. Deve essere... Ha un cazzo di cannone particellare al posto del naso. Speriamo spari. Complicità di lavorare. Ma è un po' la maschera degli Anonymous questa persona, però la faccia. E complicità fu tutto. Buonasera. Ciao! Maria Teresa, questo me l'hai dato tu? Sì. Ma è fantastico! Piace? Ti giuro, ma è fantastico, è una cosa originale! Li amo! Vabbè, cavallo! Avevo i cavalli! Che bello! Non sei rimasto senza parole! Sì, dovresti piacere a queste persone! Oh merda! Oh merda! Torna! Ora me ne accorgerei! Capire questo, cosa sangue? Le montati per le più giovani. Vabbè. E altri animali non ce l'hai? Cane. Che cane? Hai una pacchiotta. Amore. Pure io ho un cane piccolo. Che la sei? È un miscuglio di razze. Una fantasia. Una fantasia. Lo dirò anch'io. Bastardino è troppo terribile come parola per parlare di un cane. Cos'è il tuo cane? È una fantasia. Neapolitan Fresh TV. Ciao! La mia vita ho conosciuto molte persone, pertanto ho avuto anche... Joal... Oh, merda! Joalfa che regala 1, 2, 3, 4, no, 5 abbonamenti alla mia community. Se possiamo un attimo succhiargli il cazzo in chat. Rink, M, Rick, Giorgio X e Sus Fabio, benvenuti. Joalfa, ti meriti un bacio. E a proposito di baci? Relazioni più o meno importanti. Sicuramente mi sono innamorata una volta nella vita. No. Ho mandato avanti il tempo? A volte me ne è molto importante. E che figli? No. Sui 29 anni così ho avuto la crisi di maternità. Ma... Sui 29 anni così ho avuto... Ma come anello ha un... Ho la crisi di maternità. Ha una mini sfera del destino? Non ho mai visto niente del genere. Vestita benissimo, comunque, la amo. Ed è durata, insomma, quei 5 anni in maniera abbastanza bella. Poi dopo è finita. È finita perché ha conosciuto una ragazza molto più giovane, noi eravamo coetanei. Poi mi hanno fatto ragionare perché non volevo un marito, volevo solo un figlio. E allora ho detto no, no. E non l'ho mai avuto. Io ce l'ho 3. Ma non perché non... Perché se questa persona avesse dei figli, spero che lui che saranno già grandi e spensati. Sinceramente, per cui, che problema c'è? Non è che... Avranno 80 anni i suoi figli, Maria. Sono contro i bambini, i ragazzi. I mariti saranno grandi ormai. Ciao Marco, io ti voglio bene, ma puoi reactare a Teleacras Grotte al Voto? Si trova su YouTube.
messo in voto alle amministrative del 9-10 giugno. Il videogiornale a grotte. Le aspettative e gli auspici dei cittadini alle urne per eleggere sindaco e consiglio. Davide Saglia! Porco Dio. Domenica 9 e lunedì 10 giugno si rinnoveranno i consigli comunali e si eleggeranno i sindaci in 17 comuni della provincia di Agrigento. Questa tornata delle amministrative vede interessato anche... No. Non è che sono contro i bambini? Sono grandi? Ok. No. I ragazzi. Ma i due saranno grandi ormai? No. Più grande, 43 anni. Ok. E una adolescente, 14. Grande. I figli, so che la madre esce molto presto la mattina per la lavoro, rientra primo pomeriggio, mi dico allora la mattina, porto a scuola, cucino per loro. Ciao Marco, ti voglio bene. Ciao Giuriccio, sto vivendo una specie di incubo. Grandi. Ammazza, 12 anni. Piccoli. Per favore, non perdete le vostre persone col prodotto suo. I figli sono un'altra cosa. Parlate di voi, dai, non perdetevi a parlare di figli. Sento che quel fuoco fatto dalle scintille si sta un po' spegnendo. Che muoiono i figli, dai. Non prendo per nonno. Ma pure mio padre mi ha scambiato per nonno. Anche pomeriggio hanno diverse attività e quindi mi impegno anche su questo. La sera vado a dormire dall'altra parte. Daniele, voglio essere allattato da te. Poverino. Ma che cazzo? La sera vado a dormire dall'altra parte. Per cui ho avuto un primo matrimonio da giovane? Sì, 27 anni prima del matrimonio. Poi ho avuto 20 anni di solitudine. C'è un altro matrimonio. Sì. Perché ti sei sposata? Eri stanco della solitudine? Ero stanco di... Sì. Beh, non è facile, in effetti.